Salve, io mi chiamo Esposito Angelo Nicola, sono un ragazzo di 17 anni e ho letto, diciamo, quelle che erano le istruzioni per fare questo video e ho pensato, ma qua ci sta scritto che io devo fare, devo raccontare una mia esperienza. Quale esperienza se non la mia vita stessa? Cioè, nel senso. Ask on a tree, the prowess, 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 so this prowess. Get your weight when they'll overlap, skate you round. Cioè che io sono nulla. Questo garantisce la possibilità a me e al mio genio di avere la soddisfazione di conservare la mia esistenza nel punto zero. Tra il freddo e il caldo, tra il tutto e il niente, tra la saggezza e la stupidità, come un semplice puzzle. Paradossale è la condizione umana. Esistere significa avere la possibilità, anzi essere possibilità. Ciò non rappresenta la grandezza dell'uomo, ma la sua miseria. Egli si trova sempre, diciamo, a scegliere tra una possibilità che sì e una possibilità che no. Era il 2016 e da poco ho iniziato a fumare e nascondevo, diciamo, il tabacco e tutto l'occorrente in bagno. Avevo all'epoca un cane di nome Yara che, alquanto bislacco, diciamo, aveva la caratteristica di mangiare giocattoli e giocare con il cibo. Ma a parte questo, cosa faceva questo cane? Durante l'ultimo dell'anno lo portavamo sempre in casa perché aveva paura dei fuochi. Visto che avevamo ospiti quel 31 dicembre del 2016, decidemmo di metterla in bagno. Tolsi dal bagno tutto, bagno schiuma, shampoo, tende, fuorché il tabacco. Successivamente mia madre andò a controllare che il cane stesse bene in bagno. Quando entrò in bagno, vide che il cane stava giocando con la busta di tabacco e c'era tutto il tabacco sparso per terra. Mi chiamò con quel tono che faceva capire che io ero combinato qualcosa e appena entra in bagno l'unica cosa che mi venne da dire è "Resciuto sta roba". Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a mamma, tanti auguri a me. Dove andiamo a festeggiare il mio compleanno? Adesso lo so! Adesso niente! Sì, ma dove andiamo? Wow. Al vulcano! Buono! Ci devo pensare. Sì, pensare. È enorme il regalo che vorrei farti, vero? Sì. Caro, ma il bancomat l'hai portato? Sì, tanto ci sta niente un po'. Ho avuto un'idea. Perché non me lo suggerisci tu quello che vorrei? Che papà dovrebbe
avresti comprato? Ma tu lo sai cosa vuoi? Secondo te una donna cosa è che desidera? Un bacio! Ma no, un bacio Perugina! No, dice un bacio! Oh, sei ancora troppo piccola. Quando crescerai saprai noi donne cosa vogliamo. Ho capito! L'iPhone è questo! No, l'iPhone! Un bel... anello? Posso chiedervi una cosa? Grazie. Signora, posso chiedere una cosa, per favore? No. Ah, grazie. Allora, se non c'è ma faccio camera. Nel senso, le persone certo. Devono sapere che è un prank. È difficile che non sia. Hai capito? Perché la gente, quando vede che si allontana loro da me ogni volta... Cioè, posso domandarvi una cosa? Ma io ieri sono stato, diciamo, nel negozio a fianco, no? E dove sta il bagno? Stavo facendo la candy cam. Sole e mare, questa vita da consumare, questo autunno con le sue foglie chiare, fa un po' più freddo per ci riscaldare. I tappeti già siamo andati. Andiamo ai negozi, siamo qua. Però due giri e basta. Cioè. E vorrei comprare un vestito a fiori per poter assomigliare alla madre di Battisti. Mentre lui guardi quella maglietta carina da Zara? No. Quella che va col pantalone? Ma quale pantalone? Quello là nero coi tacchi. Ma proprio no. Comprato per la festa di Matteo. Non mi ricordo proprio. Come non ti ricordi? Stavi con me? Ma è logico che non mi ricordo. Tu ogni volta che veniamo qua mi lasci sempre sulla panchina. Ma quando mai? Ma glielo dici se sono di acqua dolce? Sì, glielo dico se sono di acqua dolce. Adesso lo vado a chiedere. Scusa, ma pure quelle sono di acqua salata. Vuoi provare a prendere questo? Un criceto. Vuoi vedere? No. Guarda, non ti fa niente. No. No? Guarda. No, vorrei una tartaruga invece di quell'animale. Voglio quelli marini, non quelli terrestri. Shining bright, then you know that.
preferito per adesso è Miami dell'America. Miami. Sì, e ne ho visti tanti, eh. Ho visto le foto, mamma mia. Anche con mamma sono andata in California. L'ho vista. Bellissimo. Bello. Bello. Poi tra l'altro noi sempre fortunati, abbiamo trovato la pioggia. Sì, e pure ho visto delle foto che c'era. Nuvolose a volte, non lo so. Strano. È bello. Io sono stata a Amsterdam invece. Bella, io ci voglio andare. Perché io ce l'ho giustamente. Cosa è successo col tuo fidanzato? Meglio che non ne parliamo proprio. Sono proprio degli strunzi. Come dobbiamo fare? Ma tu hai capito un poco? Raga, comunque no, devo dire un attimo una cosa. Comunque io ti consiglio che al tuo 18 anni invita anche gli animatori. Che vuoi capire? Anche per fare una colazione oppure nelle torte. Se il formaggio fresco a pistacchio, quando diventerai un bimbo come noi, scansa fatica, dove solo Sara vai? Pinocchio, ma dove va? Pinocchio, ma dove va? Guarda via che sono una zia. Chiede di cambiare camera perché in pratica l'armadio non ha le ante, però non vedo dove sia il problema. E ho spiegato anche che insomma tutte le camere hanno l'armadio a vista e niente, la signora se ne fa capace. Io mi sento troppo in colpa perché quel cornetto di stamattina che la signora ci ha offerto, io devo fare qualcosa per allenarmi. Un giorno fai il giro del vulcano e un giorno vi andate in arti. Sono venuta a fare la spa oggi per rilassarmi perché ho un pensiero fisso. Devo comprare il regalo a mio marito e non lo so cosa ci piace. Forse calzini. Adesso vado a fare un po' di sauna. Con te dovrò combattere. Non ti si può pigliare come sei, i tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai, ma c'è di buono che al momento giusto tu sei diventare un altro, in un attimo tu. Sei grande, 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 le mie pene non me le ricordo più.
lì. Mentre ero con lui, mi hanno fatto sapere che era morto in un incidente d'auto di mattina mentre andavo al lavoro. E quindi il ricordo è ancora vivo in me e mi risulta un po' difficile raccontare, però mi ha lasciato un ricordo bellissimo. Non mi ha mai vietato di... Lui rimane comunque nel mio cuore, non mi ha mai vietato di innamorarmi di altre persone. Mi ha lasciato sempre una grande libertà e continuo a conservare il suo ricordo come se fosse la prima volta. Continuo a venire in questo posto, a frequentare la pizzeria dove lui lavorava. Ho fatto amicizia già quando stavamo insieme con i suoi colleghi, mi conoscono e è stato un dolore immenso, anche perché avevo solo 17 anni quando lui è morto, e trovarti una persona un giorno vicino, il giorno dopo non più, è bruttissimo e non ci siamo mai lasciati. Questa è la verità. Però lo conservo nel cuore e mi fa piacere parlare di lui. Le prime volte c'erano tante lacrime, poi ogni volta che ne parlo, tranne adesso, conservo però il sorriso che mi ha lasciato. Quindi sono convinta che lui non mi abbia mai lasciato veramente, però lo conservo ancora.